Capitolo 12, 25 di mattina. I rapitori hanno commesso un errore madornale. La ragazza nella valigia era la figlia del detective Jovd, Camilla, e non la figlia del ministro. Quando sono tornato nell'ufficio del ministro, le cose si erano ancora più complicate. Quell'uomo distrutto era alla mercé della detective, ormai furiosa. Ho raccontato a Lynn quello che avevo scoperto sul rapimento, che non era la figlia del ministro a essere stata rapita. Che i rapitori si erano rifugiati nella vecchia casa di Camilla, ma avevano avvertito la mia presenza ed erano fuggiti. Ma Camilla, perché hanno preso Camilla? Non è la figlia di quello stupido vecchio ministro della giustizia? Chiamarlo stupido e vecchio mi sembra un po' fuori luogo. I rapitori devono aver commesso un errore. Povera ragazza, rapita per far giustiziare il suo stesso padre. No, è troppo. Sì, è un destino crudele il suo. E ci sono state anche altre sorprese. Ad esempio, i rapitori sono finiti nella vecchia casa di Camilla e l'hanno usata come rifugio. Non può essere solo una coincidenza. E in più hanno avvertito la mia presenza. Probabilmente sanno qualcosa sul potere dei morti. Io non ci capisco niente. Io l'ho già detto, detective. Voglio che stia indietro. Chi se ne importa delle distanze in un momento come questo? Senta, signor ministro, non era sua figlia la ragazza rapita? Non faccia finta di non aver sentito cosa stavamo dicendo. Ah! Come faccio a credere che tu esista? Sono un realista! Per favore! Se non crede a quello che diciamo, verifichi lei stesso. Chiami a casa e... Ho provato a chiamare decine di volte e mia moglie non risponde. Non risponde? È complicato. Oh, perché la vita deve essere così complicata? Ma se non risponde, non significa che è tutto a posto? Non posso esserne certo! E mi sorvegliano, non posso chiamare la polizia perché controlli al posto mio. Inoltre, se l'esecuzione non si terrà stanotte, l'ostaggio verrà ucciso. Che differenza fa, anche se non è mia figlia? Accidenti, è un bel pasticcio, signor ministro, un pasticcio coi controfiocchi. Ti sono mancato, baby? Ispettore Camanella! Ho un rapportino per te, signor ministro. Il prigioniere Vaso è stato riacciuffato. Ho pensato che avresti voluto vederlo. Eccolo qui. Ha portato Jovd insieme alle guardie. Detective Jovd! Detective Jovd, mi dispiace, ho provato... So che lei che sei innocente, ma non posso provarlo. Mi dispiace tanto. Lynn, ti prego, non devi chiedermi scusa. Ah, lo splendido affetto tra l'allievo e il maestro, mi scende una lacrimuccia. Lo sapeva, vero, ispettore Cabanella? Che l'esecuzione era fissata per stanotte. Non sono obbligato a dirti niente, se non mi sbaglio. E a lei va bene così? Voglio dire, sa bene come me. Che il detective Jovd non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Oh, andiamo, baby, io non so proprio nulla. Eh?
Io sono certo solo di due cose, due soltanto. La prima è stato condannato a morte. E la seconda ha tentato di scappare. Cos'altro potevo fare se non riacciuffarlo, baby? In questo caso, perché l'ha portato qui? Cosa vorresti dire, ragazzina? È evaso di prigione, giusto? Perché non l'ha riportato in prigione, allora? Io credo che lei l'abbia portato qui soltanto per... vantarsi del suo successo, non è vero, ispettore? Per il suo tornaconto. Quindi erano vere quelle voci sul suo conto. L'unica cosa che di cui le importa è un curriculum senza macchie. È più importante della vita di un amico. Tutti hanno dei principi a cui non possono venir meno, e ce li ho anch'io. Un giorno lo capirai, baby. Adesso basta, Lynn. Ma Detective Jovd... Sono un condannato a morte, evaso di prigione, è così che devo andare. Ma... Signor Ministro della Giustizia, faccia qualcosa! Mia povera Amélie, starà bene? Veramente la ragazza rapita si chiama Camilla. Ma perché c'è un sogno che parla di nuovo nella mia testa? Aspetta un attimo, Amélie. Sarà mica quella Amélie della porta accanto? Sì, penso di sì. Accidenti, non sapevo di abitare proprio accanto al ministro. No, non io, mia moglie. È complicato. Già, è duro ammetterlo che lei lo ha lasciato. La moglie del ministro l'ha piantata in asso. Forse si sono allontanati. Ti sembra strano con lui sempre occupato? Sì, credo proprio tu abbia ragione. Per favore, smettete di fare pettegolezzi su di me, dentro la mia testa poi! Parliamo con Lynn. Da quel che ho sentito, Amélie aveva una qualche lezione stasera. Quegli orribili rapitori volevano tenderle un agguato, ma non è uscita per la febbre, e invece è uscita Camilla. Ma Amélie non è uscita in realtà, non poteva. Aveva la febbre. Oh, e quindi i rapitori per sbaglio hanno preso Camilla al posto suo? Così pare, Amélie e Camilla hanno più o meno la stessa età. I rapitori devono aver confuso le due ragazze. È colpa mia. Se non avessi chiesto a Camilla di fare quella commissione per me, non sarebbe successo niente. Oh, giusto, le hai chiesto di portarti il carillon. Camilla. E adesso andiamo a parlare con Jovd, perché queste cose ci fanno un collegamento con cui possiamo arrivarci. E così ci rincontriamo, signor fantasma. Ho sentito che è successo qualcosa, un rapimento. Alcuni rapitori dicono di aver sequestrato la figlia del ministro della giustizia. Ma è terribile! E cosa chiedono come riscatto? Che la tua esecuzione si tenga, stanotte. Non credevo di essere così impopolare. Ma il ministro non ha niente di cui preoccuparsi. Io morirò e tutto sarà finito, semplicissimo. Non è così semplice! Perché no? Perché in realtà non è la figlia del ministro che hanno rapito. È Camilla! Cosa? Camilla? Ho controllato io stesso, è così. No, non può essere! Comunque, Camilla mi ha detto una cosa interessante. Ha detto che a uccidere sua madre 5 anni fa... fu proprio lei, Camilla. Cosa? Ma di cosa stai parlando? Non dargli retta! Sono io che le ho sparato, io ho sparato ad Alma. E quando verrò giustiziato stanotte la questione sarà chiusa. Camilla non dovrà più soffrire, no, dopo stanotte. Per essere un brillante detective dici cose parecchio sconclusionate.
Se ti farai uccidere non porrai certo fine al suo dolore. Anzi, la farai stare ancora peggio. L'unico che smetterà di soffrire dopo questa esecuzione sarai tu. È vero quel che ha detto Camilla? Perché non ci dici quello che sai? L'omicidio di 5 anni fa. A essere sincero, ancora non ho ben chiaro cosa accadde quel giorno. Era il compleanno di mia moglie, di Alma. Tornammo a casa dal lavoro e lei entrò per prima. Cos'è stato? Ho cercato l'assassino, ma non c'era nessuno. Non c'era nessuno là, a parte Alma e Camilla, soltanto loro due. Quindi la madre della ragazza è morta davanti ai suoi occhi. Oh cielo, è orribile! Camilla mi ha raccontato tutto, era in lacrime. Ha detto che il marchingegno che aveva costruito fece qualcosa di strano, un movimento impossibile. Un movimento impossibile? Un movimento impossibile? Che movimento ha fatto? Sono passati 5 anni da allora, ho smesso di pensarci. Ho sparato ad Alma, non c'era altro da spiegare, avevo convinto tutti, persino me stesso. Ma stanotte sei arrivato tu e mi hai dato una spiegazione a cui non avrei mai pensato. Il potere dei morti, giusto? Quindi è stato un fantasma a uccidere la moglie di Jovd. Quel giorno in quella stanza agivano poteri che non potevo comprendere. E se è davvero così, questo spiega tutti quanti i misteri. Forse non tutti. Ci sono un altro paio di persone che sanno di questi poteri. C'è qualcuno qui? Puoi sentirmi? Posso sentire la tua presenza, sai? I rapitori che hanno preso Camilla sanno di questi poteri. Non è un rapimento qualsiasi. Sembra che il caso di mia moglie non sia ancora chiuso. Ero l'unico a pensare che lo fosse. Detective Jovd! C'è ancora tempo prima dell'alba, anche se non manca molto. Non vuoi vedere come finirà prima di morire? Movimento impossibile. Camilla era piuttosto piccola, ma era brava a costruire cose. Era una specie di genio, costruiva giocattoli e meccanismi complicatissimi. Ma accaddero due cose molto strane con quell'aggeggio. La prima, senza dubbio, fu lo sparo della pistola. Già, quella era una pistola antica che tenevo esposta da anni. Quindi non faceva parte del progetto originale della ragazzina? Certo che no, doveva essere una sorpresa per il compleanno di sua madre. L'altra cosa strana fu il movimento di quel cupido. Un cupido? Avrebbe dovuto sparare la freccia senza girarsi. Qualcuno modificò il progetto di quel meccanismo e poi lo manomise. Non so che dire. Non ho mai avuto modo di pensarci da allora. Tutto quel che sapevo era che dovevo proteggere Camilla. Ho apportato una modifica alla scena del crimine per coinvolgere me stesso. Che modifica ha messo? Che tipo di modifica? La pistola, ovviamente. La pistola, eh? Ora che ci penso... La pistola non c'era nel quadro.
Non c'erano pistole lì, solo un quadro appeso alla parete. Certo che no, perché di nascosto misi un dipinto nella cornice dove prima c'era la pistola. Non credevo a quanto mi aveva detto Camilla su quel marchingegno. Ma una cosa era certa. Quella pistola stava ancora fumando. Quindi aveva davvero sparato ad Alma? Nascosi la pistola prima di andare alla polizia. L'hai nascosta? La misi in una scatola di legno e la consegnai a una certa detective. Cosa? Vuoi dire... E quella detective crede ancora che sia un carillon. E questo che c'è nella scatola, eh? Mi procurai un'altra arma del delitto da consegnare alla polizia, la mia pistola. E sistemai altre cosette per rendere credibile la scena. Non scenderei nei dettagli. Quando tutto fu pronto, andai a costituirmi. Ok. Quindi è questo quello che è successo. Qualcuno col potere dei morti ha ucciso la moglie di Jovd. Detective Jovd, è vero quello che ci ha appena detto? Sì, ma certo. In questo caso c'è ancora tempo. Ancora tempo? Il tempo per risolvere un caso iniziato 5 anni fa. Non sei stato tu, Detective Jovd, e naturalmente non è stata neanche la piccola Camilla. Quindi il vero colpevole è ancora in libertà, e io lo proverò. Per il bene di Camilla! Questa è musica per le mie orecchie. Grazie, Detective Jovd. Lynn, dov'è quel carillon adesso? Al parco Etros, Camilla l'ha lasciato lì. Quella pistola è una prova importante, dovresti recuperarla. Sì, signore, vado subito. Cecil, occupati del Detective Jovd. E fai qualcosa per quel rapimento, così avremo il ministro dalla nostra parte. E per l'ennesima volta io rispondo facile a dirsi per te. Ma che succede? Fai giocare anche a me, signor condannato a morte? Volentieri, basta che ti infilzi con una lancia. Puoi chiedere a quelli dietro. Un piccolo cambiamento di piani. Mia figlia è stata rapita, non posso permettermi di morire senza fare niente. Ma sei sotto custodia, non dimenticarlo? Alla prigione aspettano tutti te e ti hanno riservato un posto speciale, baby. E allora dovremmo sbrigarci a dimostrare la mia innocenza. Sbrigarci? Sembri davvero determinato, amico. Voglio salvare Camilla, in più di un senso. Solo questo conta. Capisco, amico mio, in più di un senso. Tu che dici, signor ministro? Ci rendi partecipi della tua decisione? L'esecuzione si terrà stanotte, come pianificato? O dobbiamo fermarci ad aspettare che spunti fuori questa fantomatica prova? L'ordine rimane tale! Riportate indietro il prigioniero e riprendete l'esecuzione! Ora ci parlo io con lui, tranquilli. Prendo possesso della lancia e sul serio lo infilzo di nuovo. Come desideri, eccellenza? No, non inclinarti di fronte a me! E soprattutto non così tanto! Ok, ma uno dei tuoi potrebbe preparare un cellulare per trasportarlo in prigione? Saresti così gentile? Sì, signore!
C'ha uno sgabello sempre dietro. Ok. Il furgone dovrebbe metterci all'incirca 10 minuti, credo. È stata una signora evasione la tua. Hai in serbo qualche altro miracolo per i tuoi ultimi minuti di vita, signor condannato? Lui no, ma io sì. Andiamo. No, non volevo parlare davvero con lui. Però, dai, vediamo cosa ha da dire. Mi scusi, signor ministro? Non ti sento! La la la! So per certo che ha sentito la nostra conversazione. Mi sta dicendo che non crede a niente di tutto ciò? Ve lo dirò chiaro e tondo, non mi fido di voi. Ma c'è qualcun altro di cui mi fido ancor meno. Davvero? E di chi? Di me stesso! Non riesco a spiegarmi la tua esistenza, non è normale, ma io stesso sono strano. Forse non sei altro che il frutto della mia immaginazione, una delusione. Tu daresti ascolto a una delusione? Essere sincero, non ho idea di che cosa stia parlando. Ho capito solo che non si fida di me. Bene! No, non voglio parlare. Ok, ci sono arrivato. Aspetta, c'è un dialogo. Sono felice che il detective Jovd abbia ritrovato l'entusiasmo, ma mi sento comunque sul filo del rasoio. Anche se lì riuscisse a trovare una prova dell'innocenza di Jovd, sarebbe del tutto inutile se Jovd o Camilla morissero. Devo occuparmi di quel rapimento, devo fare qualcosa. Forse potrei chiedere un consiglio al detective navigato qui. Ah, devo parlare con lui? Perché io pensavo di andare nell'appartamento della moglie. Perché mi ha detto Lynn di occuparmi del ministro, di fare in modo che ritardasse la cosa. Quasi certamente il ministro non fermerà l'esecuzione. Perlomeno finché c'è una minima possibilità che sia sua figlia la ragazza rapita. Ma non è lei, ne sono certo. Beh, sarebbe un bel passo avanti se potessimo provarlo al ministro. Provarlo? E come? Dubito che sua moglie risponderà mai al telefono se chiamiamo da qui. Se chiamiamo da qui già, ma un telefono funziona in entrambe le direzioni. Cosa vuoi dire? Voglio dire che solo i membri di una famiglia possono risolvere i problemi familiari. Ehi, signor fantasma. Sì? Devo ammetterlo, non amo dipendere dagli altri. Ma tu sei l'unico che può risolvere questa situazione. Beh, detective, in questi 5 anni Camilla è stata l'unica cosa che mi desse forza. Non posso finire sulla sedia proprio ora. Mi scoccia chiedertelo, ma ti spiacerebbe salvarmi? Ci proverò. La chiave per convincere il ministro e fermare l'esecuzione? Sono sua moglie e sua figlia, ma come devo fare? Beh, devo andare a parlare con loro. Cioè, il suggerimento mi ha portato a un suggerimento di una cosa che sapevo già di dover fare, fra l'altro. Appartamento, signora, subito qua. Proprio come pensavo. La bambina era al sicuro nel suo letto. Omicidi, esecuzioni, evasioni, tradimenti e ora un rapimento. Questo triste destino ha indurito il cuore di Jovd e la possibilità di rimediare a tutto è proprio qui, in questa stanza. Ho uno strano presentimento. Tutto ciò che è accaduto finora stasera è collegato in qualche modo a me. Scommetto che lo è anche questo ingiusto rapimento.